4? Sono morto. Panzetti adesso, tocca a te. Buonasera, benvenuti, appuntamento speciale, decisamente speciale, perché arriva in conclusione di una stagione davvero esaltante per le rossoblù, una stagione difficile e complicata che abbiamo vissuto insieme e che si è conclusa davvero nel migliore dei modi. Ad inizio campionato i dirigenti del Volley Bergamo l'avevano detto, l'obiettivo di quest'anno è lo scudetto. Non è possibile arrivare da tutte le parti, non è possibile gareggiare allo stesso livello su tutti i fronti, e quindi la priorità è questa: deve arrivare il tricolore che manca dalla stagione 2005-2006. Beh, a conti fatti dobbiamo assolutamente dire che sono stati di parola, perché è arrivato questo scudetto, è arrivato veramente con un'emozione gigantesca al termine di 5 gare tiratissime contro Villa Cortese, un epilogo degno insomma di un bel campionato. Questa in parte a me, eccola qua, è la coppa, andrà ad aggiungersi alle tantissime coppe vinte fino a questo momento dal Volley Bergamo, è l'ultima, quindi è quella naturalmente a cui teniamo di più. Parleremo di questo successo tenuto al Mediolanum Forum di Assagolo e lo faremo in compagnia di alcuni dei protagonisti assoluti di questa stagione. Cominciamo con il presidente Luciano Bonetti, buonasera e benvenuto. Buonasera Simone, buonasera a tutti quelli supporter che abbiamo avuto in questi giorni. E sono tanti. Tantissimi. Buonasera e benvenuta anche a Valentina Righetti, è un buonasera. Po' l'idolo, il simbolo, no, della grinta, della cattiveria della squadra di quest'anno. Benvenuta Valentina. Grazie. Alla mia sinistra invece c'è il protagonista assoluto, al primo anno sulla panchina della Serie A come primo allenatore, non è il più giovane ma quasi di tutta la Serie A ed è riuscito nell'impresa. Davide Mazzanti, benvenuto. Buonasera. E alla sinistra abbiamo la palleggiatrice giovanissima di grande talento, lei era qua quando abbiamo presentato il campionato, quindi abbiamo spiegato ai tifosi quelli che erano gli scenari per questa stagione ed arriva a suggellare insomma che sono stati di parola. Benvenuta a Noemi Signorini. Grazie, buonasera. Allora, abbiamo un sacco davvero di cose da dire, abbiamo già visto qualche anticipazione, no, sulla finale scudetto. Presidente, io le chiedo solo un flash e poi andiamo a vedere alcune immagini. Lei ha detto sono morto e chiaramente poi mi ha detto anche altre cose, la vediamo vivo e vegeto, quindi sta bene, però è un'emozione davvero immensa. Ma non lo so, adesso incomincia a mancarmi l'adrenalina, io ero abituato giorno sì giorno no a avere le mie scosse di adrenalina che penso alla fine mi facevano anche bene, e adesso sono in quella fase di relax in cui a pelle d'orso. mi sento debole. è stata una vittoria veramente sofferta, e assieme a quella di Novara, che delle 5 partite, ma questa un po' di più, è stata la più entusiasmante per me, perché mentre con Novara noi siamo andati alla 5ª partita per colpa nostra e eravamo decisamente superiori a Novara. Quale equilibrio era qua davvero? L'equilibrio era molto alto. E il cuore ha fatto la differenza, lo abbiamo ripetuto in mille occasioni. Prima di andare a bomba con le ragazze, andiamo a vedere alcune delle immagini. Abbiamo preparato una brevissima clip che racchiude un po' le emozioni di quel giorno. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night. E questo è l'ottavo scudetto del Volley Bergamo, erano davvero tantissimi tifosi che hanno seguito la finale, anche la trasferta in gara 5 era davvero imperdibile. 7.000 le persone presenti al Mediolanum Forum di Assago, beh insomma almeno 2.000 erano bergamaschi, un po' sparsi perché insomma anche la logistica era complicata con tutti quegli spazi, però erano davvero davvero tanti. Certo, forse vincere in casa sarebbe stata una festa diversa, Valentina, però insomma andare a vincere invece là davanti a loro c'è stato anche un
briciolo di gusto in più, via. Sì, sarebbe stato bello vincere in casa, ma è talmente bello aver vinto là davanti a tutto quel pubblico in casa loro che non riesco a pensare a quanto bello sarebbe potuto essere a Bergamo, perché è già stato troppo bello, quindi non riesco a immaginare qualcosa di più bello di così. Allora, per il presidente non era il primo scudetto, sono arrivati tanti successi, mentre per gli altri tre, quindi Valentina Righetti, Noemi Signorile e Davide Mazzanti, si tratta veramente insomma della prima medaglia tricolore che si sono messi al collo. Decisamente è Davide una grande emozione. Abbiamo detto, sono 8 i tricolori del Volley Bergamo, sono arrivati 26 titoli in 16 anni. Tu hai detto, quando sono entrata nella galleria, no, dei trofei all'interno di Via Albrici, hai detto, beh, sono tanti, sono belli, però io vorrei che qualcosa portasse anche il mio nome. Sì, ma l'effetto più grande me l'ha fatto sia quando sono venuto qui la prima volta da avversario, vedere l'appeso, tutti quei i trofei del Volley Bergamo, e quest'anno quando sono arrivato qui per la prima volta, quando sono entrato nel palazzetto vuoto e ho guardato lassù in cima, mi sono detto, sarebbe bello partecipare a qualcosa che poi deve andare là a far compagnia a tutti gli altri trofei. E poi quando è successo è stato indescrivibile, perché pensavo a quale gioia avrei provato, e alla fine è una gioia stranissima, perché è quasi in un senso di pace, cioè nel senso è difficile da descrivere. Sì, difficile da descrivere. È talmente tanta l'emozione accumulata che poi, come dice il presidente, insomma, a un certo punto poi uno crolla, non è vuoto, no? Sì, è come ammirare un panorama e rimanere così abbagliati da no, questo panorama. No, però adesso ripigliati, perché ci sarà altro da fare, no? Quindi ecco, sì, adesso per un po' guardiamo il panorama, poi quando sarò di lavorare e ricominceremo a lavorare. No, perché dico, siamo all'inizio, no? Il ciclo è appena iniziato per Davide Mazzanti, vero? Beh, lui ha un contratto ancora, quindi. Punto. E quindi insomma, ecco, ripigliati. Ma non dipende mica da noi. Sì, mi riprenderò quando rientrerò in palestra e mi lascerò il panorama alle spalle, poi. E poi finiamo la carrellata, Noemi Signorile, insomma, per lei è stata una stagione davvero importante, una stagione nella quale è cresciuta tanto, forse non avrebbe manco pensato di avere una stagione così impegnativa, no? Tu dovevi arrivare qui, imparare, giustamente giocare, perché gli impegni, i fronti erano tanti, ma invece ti sei trovata in situazioni che ti hanno fatto crescere senza scegliere, no? Sì, sì. Doverosamente. Sì, sì, infatti, cioè, non pensavo di giocare così tanto. Diciamo che dopo le difficoltà inizio anno, dove è stato un periodo abbastanza difficile, concluderlo così con lo scudetto. Da un momento all'altro in un frullatore, no? E quindi hai dovuto trovare l'equilibrio, giustamente. Sì, 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 era una realtà a cui non ero abituata, perché la differenza tra una A1 e una A2 è tanta. Quindi pian piano ho dovuto cercare di calibrare bene. Sono contenta adesso che sia andato tutto bene. E sei cresciuta tanto, confermiamo. Sì, sì, sì. Cioè, noi lo confermiamo da fuori, ma insomma, ma anche tu ti senti un po' anch'io, cambiata, più sicura con, sì, sì. Con alla fine, all'inizio, dopo l'emozione iniziale, comunque entravo in campo diversa, già più con più di sicurezza, diciamo. Con più personalità, diciamo, con più piglio, anche se insomma di personalità non fai difetto, questo va detto, perché assolutamente, pur essendo giovane, una ragazza con... Smettila di ridere, Davide, cioè se cominciamo così guarda che non se ne esce. Ok, abbiamo preso uno swatch, adesso chissà che orologio abbiamo. Lo stavo dicendo io, non rubarmi le battute, eh. E ci arriviamo, ma non ti preoccupare che io non mi sottrago. L'ho lasciato a casa lo swatch. L'hai lasciato a casa, anch'io. Sì, no. Vabbè, ma ragazzi, cioè io non ho mica detto una cosa brutta, cioè no. Non è mica... No, vabbè, ne parliamo più tardi, anche perché magari qualcuno che ci sta seguendo... Non è mica detto quello da un euro a braccialetto. Ma no, ne parliamo. Noemi, tu mi hai capito? Sì, ho capito. No, però dopo ne parliamo, perché chi ci sta seguendo da casa magari non ha seguito la puntata dello Swatch, ma insomma, poi ci torniamo assolutamente sopra. Io voglio ripercorrere un po' quella che è stata l'ultima partita, quindi l'inizio, il primo set così e così, insomma, che aveva fatto un po' tremare i tifosi. Loro no, loro sapevano che la partita poi si sarebbe raddrizzata. Andiamo a rivivere quel giorno, era lunedì, al Mediolanum Forum di Assago, gara 5, vale lo scudetto. Yeah.
L'estrema parità mostrata nella stagione regolare nei play-off lo aveva già messo in luce, lo scudetto si sarebbe giocato fino all'ultimo respiro. E così è stato, punto a punto, fino alla fine. Al Mediolanum Forum di Assago l'atto finale, gara 5 davanti a 7.000 persone, uno spettacolo nello spettacolo. Impossibile fare pronostici scontati perché di scontato non c'è nulla, lo sapevano i tifosi di Villa armati di tricolori fino ai denti e lo sapevano i nostri armati di speranza e soprattutto di cuore. E la partita si mette subito in salita, un primo set davvero da incubo, oggi era ancora in versione spaziale, Villa quasi perfetta. Primo pronti via, Villa Cortese è avanti già 3-0 anche nel secondo. Mazzanti lascia in campo Vasileva per Bosetti. La Foppa ha il coraggio di riprendersi con Piccinini e Nuku che punto a punto trovano la parità sul 13-13. Quindi il primo vantaggio della gara con un doppio muro di Nuku, momento che segna decisamente. Le facce in campo cambiano, la Foppa è consapevole ed ora si riparte. Il set point 24-21 è un muro di pische e arrighetti ed Ortolani chiude il set. Il resto della gara è uno spettacolo di difese al limite della fisica e attacchi tipo Beirut. Vasileva inizia a scardinare le certezze a muro di Villa Cortese e varia il gioco. Nuku detta letteralmente legge. E si arriva al 12-9. Nel finale decide un attacco di Ortolani ed una palla out di Cruz, 2-1. Ora l'inerzia si è invertita ed è tutta rosso-blu. Oggi è calata, Cruz giganteggia in attacco, Villa va avanti 9-11 prima e 14-16 poi con un pallonetto di Anzanello. È però Ortolani a questo punto della gara a dire di no con 3 punti consecutivi, fra cui 2 ace. Sul 20-19 poi Valentina Arrighetti chiude definitivamente la saracinesca, prima a Cruz, poi ad Agüero. Ed è il capitano che chiude i conti, così. Ragazzi, è arrivato sto scudetto da quanto si aspettava? 5 anni! Troppo! Chi di voi c'era all'ultimo scudetto? Io, contro Iesi. Te lo ricordi, però non era stata così sofferta. Non è stata così combattuta, per cui questo è ancora più sentito. La giornalista frustere, la giornalista frustere, la giornalista frustere, la giornalista frustere. È stata una bellissima esperienza, noi dalla nobiltà abbiamo girato tutta Italia, ma ne valsa la pena, quindi speriamo che l'anno prossimo si ripeta e ci dia grandi soddisfazioni ancora. E tutto è bene ciò che finisce bene, come al solito con ogni vittoria va bagnata, è successo anche questa volta, lo facciamo veramente con molto molto piacere. È arrivato a Bergamo lo scudetto numero 8. E c'era festa, grande festa per tutti, anche per i tifosi, l'unico rammarico è che non hanno potuto assaporare insieme a voi insomma la Coppa, non li hanno lasciati entrare in campo e noi giustamente lo sottolineiamo, se no ci sgridano, però erano talmente tante le persone che era davvero forse un po' impossibile e anche pericoloso poi scendere direttamente sul campo di gioco. Allora abbiamo visto alcune delle emozioni, abbiamo rivissuto alcune delle emozioni, ora abbiamo i protagonisti, li riviveremo dal vivo, ma tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Bentornati in studio, qua in parte a me c'è la Coppa, è l'ottavo scudetto del volley Bergamo, è arrivato in gara 5 contro Villa Cortese, una grandissima soddisfazione. Davide, era un equilibrio veramente perfetto quasi tra le due squadre, prima e seconda in campionato, finaliste in Coppa Italia, finaliste naturalmente anche nei playoff, insomma veramente qua la battaglia era lunghissima. Che cosa ha fatto la differenza? Ma secondo me l'atteggiamento, perché alla fine chi...
Chi ha preso il ritmo del gioco per primo l'ha quasi sempre mantenuto, a parte quello che è successo in gara 2 e poi in gara 5, dove noi in gara 2 avevamo sicuramente la partita in pugno e poi loro hanno... Era un'occasione persa quella lì in gara 2. Ma avevamo sicuramente spinto un pochino meno sulla battuta e loro avevano comunque perso i primi due set ai vantaggi e poi sono venuti fuori per quello che sono, nel senso che se loro non li metti sotto pressione poi in attacco dilagano, e poi infatti hanno dilagato. Ho provato a cambiare qualcosa nel quinto set di gara 2 però non è servito a niente, perché alla fine il divario è rimasto, anche se poi si è un pochino ridotto, visto che abbiamo perso alla fine di due punti quella partita. Si può dire che l'ago della bilancia alla fine, insomma, in questo equilibrio sia stata Megan Hodge, quando c'era lei ad altissimi livelli, insomma, Villa Cortese prendeva una dimensione di un certo... No, è Valentina? No, ma... Non mi sembra tanto giusto nei nostri riguardi. No, vabbè, ma che c'entra, ma è ovvio. Scusa, i meriti di una squadra non necessariamente corrispondono con dei meriti dell'altra, anzi, però... Quando oggi girava... Però detto, come l'hai detto tu, sembra che abbia fatto lei il bello e il cattivo tempo di questa finale. Invece penso che non sia così. No, è vero, hai ragione. Perché in Coppa Italia, cioè, noi eravamo sottotono e Megan oggi ha fatto una super partita. E invece in questa finale non gliel'abbiamo permesso noi, forse. Cioè, sicuramente, non forse. Hai ragione. Forse è conseguenza del nostro gioco. Oggi ha giocato bene, mi sbaglio, Davide, quando noi abbiamo battuto un po' male la ricezione gli permetteva di ricevere, cioè, il loro delle palle, certo, delle palle scontate. Ma il loro potenziale d'attacco quando la Berg palleggia da centro rete è altissimo, quindi, cioè, se loro comunque giocano da lì, anche perché non solo la qualità della loro ricezione ma anche la qualità della loro difesa mette sempre il loro palleggiatore molto spesso di gestire la palla dal centro rete, perché molto spesso con la cardulla, a volte anche se tiri il colpo a 1000, la Berg si trova la palla in testa, e quindi diventa comunque difficile giocare con una squadra che ha quella qualità di attacco se gestisce il palleggiatore dal centro rete. E quindi nelle partite dove abbiamo perso sicuramente noi non abbiamo messo abbastanza pressione, e quello che è successo nel primo set è stato quello, nel senso che siamo partiti non come dovevamo, non aggressivi in attacco, non aggressivi in battuta, poi da lì in poi la squadra ha cominciato a tirare ogni tipo di palla, aumentando anche il numero degli errori, però non era il problema degli errori, il problema era non mettere in difficoltà Villa, e quando poi loro sono sotto pressione poi diventano una squadra comunque normale, invece se li lasci giocare con la Berga sul centro della rete diventa tutto difficile, a cominciare dal lavoro dei centrali che correre dietro la palla della Berg quando ha la palla in mano non è facile. Non è roba da poco. Infatti ho rivisto la partita, ho sentito nei time out che tu dicevi tirate, anche se vi murano non fa niente, ma tirate, perché è così, altrimenti fatto sta che, insomma, Villa Cortese è stata fermata, giustamente, come sottolinea Valentina, ma io non volevo dire il contrario, da una foppa praticamente perfetta, tatticamente ma anche mentalmente, quindi... Onore, e beh, ci siamo qua per quello, figurati, non stiamo dicendo niente di diverso. Allora andiamo insieme a vedere le pagelle della stagione, ormai quelle della finale, insomma, sono passate, andiamo a fare il computo finale. Tutto l'anno abbiamo fatto le professoresse, Noemi già ride, abbiamo fatto le professoresse, insomma, adesso chiude la stagione, quindi tiriamo, insomma, le somme, la pagella finale. Non ci piace fare retorica, dire cioè che da 10 solo per quello che ha passato in questa stagione. Non ci piace e soprattutto non le fa onore. Il 10 lo prende per quello che ha fatto e per come lo ha fatto. Immensa, coraggiosa e dignitosissima nel suo percorso fuori dal campo e altrettanto immensa in campo. Una finale di stagione da brivido, dove l'abbiamo trovata anche più matura. Geniale, creativa, reattiva e tecnicamente divina. Le faremo un monumento, ma poi a che cosa servirebbe? Meglio averla qui anche l'anno prossimo, in carne ed ossa. La stagione della maturità, il capitano mai come quest'anno ha mostrato di essere entrata nella parte, coraggiosa e chioccia quando è stato necessario, spietata e trascinatrice nel resto dell'anno. Ha tirato la carretta per buona parte della stagione, sfoderando partite da urlo. Il tempo passa anche per lei, ma la Picci pare essere davvero come il vino buono, migliora con la stagionatura, patrimonio. Ormai è l'idolo delle folle, la sua grinta è contagiosa ed anche un po' buffa. La cattiveria strappa infatti sempre un sorriso, inevitabile, perché è come vorremmo essere tutti noi. È trasparente, passionale, sanguigna, forte ed intelligente. In questi anni si è trasformata da introverso a irone in aquila reale. Poi si aggiungano numeri e l'efficacia in campo è mostruosa.
appare delicata, algida, statuaria, bellissima. Te l'aspetti, insomma, fragile e invece ti dimostra subito di essere di granito. Matura di testa, lucidissima, felina e distintiva. Ci ha esaltato Amuro e con le Fast. A tratti è stata addirittura la schiacciatrice più efficace della squadra, una miniera. Aggiungici poi che caratterialmente è una pasta. Ecco fatto il capolavoro. La serie di partite della finale ne ha esaltato finalmente tutto il valore. Una macchina da punti, aggressiva, imperiosa, difese decisive e muri da urlo. La vera Serena arriva purtroppo però un po' tardi nell'economia generale del campionato. Ecco quindi che il voto si abbassa leggermente dal 10, che è il suo valore. È stata per tutto l'anno una delle migliori, generosa e paziente, ha ricoperto più ruoli a seconda delle necessità. Un campionato pazzesco, giocato su altissimi livelli. Completa come nessuno, attacco, difesa, ricezione, un vero portento. Nelle ultime due partite si è trovata in riserva, ma lo scudetto è merito suo per grandissima parte. Piccola ma pepatissima, Enrica ha mostrato gli artigli anche in finalissima, così come in tutta la stagione. Personalità spiccata, elasticità, plasticità e senso della posizione. Futuro. Chiude la stagione con una vera perla. In gara 5 si è fatta trovare pronta ed ha sfoderato una prova da manuale. Travolgente in attacco e convinta anche in ricezione. Ha lavorato duramente tutto l'anno per questo e la gara di lunedì è il suo premio meritato. Il voto fa media però con una stagione in chiaroscuro. Bravissima a non inchiodarsi dalla paura. Ad inizio stagione, quando tutto è finito sulle sue giovani spalle, lei ne ha fatto tesoro imparando in fretta e sfruttando l'occasione, rafforzando anche il suo carattere che per la verità già è forte di suo. Si è trovato a gestire una marea di problemi, qualcuno previsto, altri decisamente no. Paziente, sereno, ha cresciuto il gruppo senza piangersi addosso, sfoderando il classico ottimismo. E alla fine ha coronato il suo sogno meritatamente ed ora è campione d'Italia. Bravo. Allora, questi sono i voti, io vi trovo in assetto da guerra, ho capito che siete abituati, come dire, ormai a duellare con tutti, siete in assetto da guerra, accetto la sfida molto volentieri. Davide, hai commentato i voti e hai da dire la tua, sono sicura. Sì, su alcuni non sono d'accordo, però. Spara? No, secondo me la stagione della Vasileva non è in chiaroscuro, nel senso che lei ha fatto bene fino alla partita, secondo me, di Novara. Poi ha avuto comunque una flessione nelle ultime due partite di campionato, ma mi sembra che tutti abbiamo avuto una flessione in quelle due partite. E poi da lì in poi comunque Lucia ha meritato di più il campo e se l'è tenuto finché ha fatto il suo. Io non credo che tra due giovani che si giocano il posto, se una non gioca va nel dimenticatoio e l'altra va sul palcoscenico, nel senso che secondo me tutte e due hanno fatto una grande stagione, poi ovviamente con tutti i problemi del caso, perché secondo me non è facile gestire un dualismo, soprattutto se sono giovani. No, certo. Devo dire che ha fatto dei grandi progressi in ricezione, però, rispetto all'anno scorso, quando l'ho vista quest'anno, la Vasilieve in ricezione. Ma anche rispetto all'inizio dell'anno. Sì, ma una cosa che tutti hanno sempre detto è che Ezzi è un buco in ricezione, ma se uno va a vedere i numeri, non è inferiore, ad esempio, ai numeri che ha Lucia. Solo che, ovviamente, siccome la Ezzi ha questa fama, ogni volta che sbaglia, la Ezzi è scarsa in ricezione. Tu dici, no, ma dai, non è così. Prendete i numeri, sono così, cioè non è che i numeri sono quelli, e l'ho dimostrato. Non sei convinta? No, beh, figurati se me lo dici, insomma, è il tuo lavoro. No, ma nel senso che cioè, i numeri dicono quello, ma anche i numeri della regular season, cioè sono questi. Io penso che Davide l'abbia tolto più le volte che sbagliava in attacco che le volte che sbagliava in difesa. Beh, ad un certo punto della stagione, sì, l'hai detto tu stesso, insomma, il suo problema non era certo la ricezione, ma era l'attacco. È uscita molto di più quando non ha fatto il suo in attacco che quando non ha fatto il suo in ricezione. Anche se poi magari ci sono anche altri aspetti di seconda linea, tipo la difesa, dove sicuramente Lucia è più efficace. E certamente, insomma, in gara 5 è stata decisiva, il suo ingresso sicuramente è stato decisivo e questo ci fa veramente molto piacere. È un bel premio per lei, per tutto il lavoro, come detto nelle pagelle, per tutto il lavoro che ha fatto quest'anno. Come tu ci hai spiegato, si è sacrificata tantissimo anche negli allenamenti, quindi insomma è il giusto premio per tanto lavoro. Senti, volevo parlare un po' con Noemi Signorile, prima di iniziare a parlare con te c'è una breve clip, la guardiamo.
Solo alcune ovviamente delle azioni di questa stagione. Senti, Noemi, alla fine ha vinto il cuore, tutte quante avevate tatuato questo cuore, prima a sinistra, poi a destra, poi è tornato a sinistra, sì. Magicamente è tornato a sinistra per gara 5, questo è il simbolo, possiamo racchiuderla così, il simbolo della stagione. Sì, sì, avevamo proprio voglia di portare a casa questo scudetto, ha voglia di vincere, poi abbiamo lavorato tanto e ce lo meritavamo. Com'è nata l'idea del cuore? Ma perché comunque bisogna metterci il cuore per realizzare i propri sogni, i propri obiettivi. Quindi allora la Francia ha deciso di disegnarci il cuore prima da una parte, poi abbiamo detto ma proviamo dall'altra, non è andata bene, l'abbiamo rimesso da quell'altra parte, così. Perché nessuno è scaramantico. No, nessuno da nessuno. Noi, nessuno. Assolutamente scaramantico, però insomma è stata una cosa contagiosa perché anche il pubblico poi, come abbiamo visto, ha sfoderato cuori, e diventata forse anche per voi, no? Ogni tanto era un richiamo visibile. Sì, nei sì. Momenti magari di difficoltà. Infatti avevamo detto che se vincevamo lo scudetto ce lo saremmo tutte tatuate addosso. Veramente. Anche non se ho così paura. Grande, però. Non così. E quindi a questo punto si fa. Sì. Si fa. Troveremo il cuoricino da qualche parte, più o meno visibile, certo, dimensioni. Ridotte, però. Ci sta. Ci sarà. Assolutamente. Allora, noi andiamo in pubblicità qualche minuto e torniamo insieme. Naturalmente andremo avanti a parlare dell'ottavo scudetto rosso-blu. Bentornati in studio, questo è lo scudetto, l'ottava coppa che arriva in casa rossoblù. Presidente, lei mi aveva confidato, se dovessimo mai vincere lo scudetto quest'anno, ovviamente toccando tutto quello che c'era da toccare, faremo chissà che cosa facciamo? Cosa facciamo? Non lo so ancora, facciamo una piccola festa venerdì sera, domani sera facciamo una piccola festa con i tifosi al palazzetto, alle 21, al palazzetto, no? Al Palacreber. E tenevo a precisare una cosa, sono 9 scudetti, siamo arrivati 9 volte prima. E qua la volevo. Uno ce l'hanno un po' rubato. Dicendo che siamo arrivati primi, ma non sì, riferisce allo scudetto contro la Medinex Reggio Calabria, che poi alla fine non è stato assegnato. Si è giocato con una delle giocatrici che non poteva giocare, allora io quel giorno lì chiamavo Gianni a giocare con noi e vincevamo lo scudetto. Però è solo una precisazione, perché 26-27 titoli fa una bella differenza comunque. È stato, te l'ho detto, il più sofferto. Sì, ma non ha detto che cosa... Allora... No. Venerdì sera al Palacreber che ci sarà una grande festa, sì. Ore 20. Allora, volevo, e quindi... ho detto che avrei voluto, ho visto la grande festa dell'Atalanta e quindi mi è piaciuto vedere, festeggiare l'arrivo in Serie A, e ho detto allora noi che vinciamo lo scudetto dovremmo farne una molto grande. Poi ho pensato che la situazione economica in generale, tutto quello che compete, mi piace festeggiare tutte le mie feste, festeggiare con chi ci ha partecipato tutto l'anno, quindi in famiglia. E quindi facciamo una cosa in famiglia e Massimo devolveremo un po' del denaro che risparmiamo rispetto a una festa per aiutare i bambini, che sono la parte a cui noi teniamo molto, perché lavoriamo in questo settore. Certo, però, insomma, questo va benissimo, fa onore, anzi è in linea, insomma, con quello che è lo stile del Volley Bergamo. Certo che c'è qualcuno che ora reclama i premi scudetti, quello, insomma, ecco un altro capitolo. Ma questo gliel'ho detto io prima della fine della partita, l'ho detto anche loro. E sono intoccabili, Presidente, quelli. Sono intoccabili, assolutamente, ma quello che io ho detto loro è che rispetto a loro, io se perdevo lo scudetto mi consolavo pensando a quello che risparmiamo. E oggi non si consola. No, non mi consola, mette le mani. Era una consolazione, però sai benissimo che noi ci teniamo moltissimo a vincere. È importante, ma adesso al di là delle battute, in termini di per noi che comunichiamo e facciamo pubblicità nel settore femminile, che questo sport è il più amato dalle donne sicuramente, l'effetto comunicazione che c'è stato di ritorno per la vittoria del scudetto pareggia sicuramente il valore dei premi che devo dare.
Benissimo, quindi arriveranno, ragazze, tranquilli. Allora, uno dei simboli di questa stagione, non c'erano dei dubbi, Valentina? No, ma infatti no, non eravamo preoccupate, però era divertente ricordarlo dopo la partita. Sì. Allora, abbiamo detto che uno dei personaggi sicuramente che è entrato di più nel cuore dei rossoblù è Valentina Righetti, per tante ragioni, tra le quali proprio anche la sua caratteristica fondamentale, che è la grinta, non molla mai, insomma è quasi contagiosa la tua partecipazione. Allora, prima di parlare con te c'è una brevissima clip che ti racconta. Verrà, il tuo domani sarà, con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità. Come fa per la terra, come fa tra le stelle, tu che puoi diventare un G. Arriverà una nemica civiltà, noi restiamo tutti con te, perché tu sei qui. Ecco, Valentina, questo per dire che, insomma, ecco, sei, come dire, molto concreta, molto pratica, cuore d'acciaio, non ti lasci mai andare, l'ultima veramente, insomma, a mollare una palla e non ti ci ritrovi. Sì. Sì, sì, è carino, carino, bello. Allora, Valentina Righetti è stato un po' il collante anche in questa stagione, nei momenti magari difficili è uscita tutta la tua sensibilità, tutto il tuo carattere, tutta la tua grinta, e hai contribuito tanto poi a creare quel gruppo che abbiamo visto alla fine, perché alla fine abbiamo visto una vera squadra, un vero gruppo di ragazze unite, amiche. Sì, sì, penso che, come ho già sentito dire a Davide in qualche intervista dopo la finale, credo che quello che abbiamo avuto in più è stato dirci sempre le cose in faccia come stavano durante tutto l'anno, e posso assicurare che nei momenti che non andavano bene le cose poteva sembrare, cioè era difficile, e ci sono stati la realtà momenti di dirsi delicati, tutte certo. queste cose, però non ci siamo mai tirati indietro, e quindi questo alla fine ce lo siamo... Per costruire un bel rapporto ci vuole anche quello, no? Sì, certo. La chiarezza totale, nel bene e nel male. Sì, penso che un rapporto leale comunque sia il migliore alla fine. Bisogna quello saperli che paga costruire di più. Però i rapporti, cioè non è che nascono, bisogna saperli costruire, voi siete stati bravi, sì, insomma, sì, in questo percorso. Sapere affrontare i sacrifici che vengono da questi scontri, che poi è normale che ci possano essere tra delle persone, perché ecco, alla fine siamo persone. Presidente, questa è anche un po' la differenza, no, tra le due squadre. Lei l'ho sentita dire, non sono solo le individualità, il denaro, quanto costa una giocatrice a fare poi l'economia generale della squadra, ci vuole dell'altro, ci vogliono le persone, ci vogliono i sentimenti, ci vogliono elementi più umani. Sì, a partire dalla società stessa. In questo penso che le ragazze possano riconoscere che gli interventi fatti dalla società sono sempre realizzati per costruire un gruppo, per cercare di dare serenità anche nei momenti di difficoltà e per cercare di trovare le motivazioni giuste per venirne fuori. Quando noi scegliamo le ragazze nelle valutazioni, e non solo io, perché ecco qua manca chi ha tanto merito nella costruzione di questa Giovanni squadra Panzetti. Che Giovanni Panzetti, il quale penso stia ancora riprendendosi dallo stress, lui ha questo occhio attento a scegliere anche chi ha un carattere di un certo tipo, e facciamo Grun, Poliak e poi andiamo avanti
fino ad arrivare a loro. E per noi il fatto che ci sia questa capacità di sapersi sacrificare, di lavorare per il gruppo, è importantissimo per la costruzione della squadra. Poi Villa Cortese è giovane, quindi non ha un'esperienza societaria così lunga ed aver già creato uno staff che possa permettere di fare questo. Però abbondanza fino alla partita mi ha detto, forse se invertivamo le due società forse avremmo vinto noi. Questo era una candidatura. Davide. Non è poi così vero, perché non basta società, ci vogliono anche le ragazze e tutto. No, la candidatura, abbondanza l'abbiamo avuto, noi abbiamo vinto lo scudetto con noi. Sì, non era il primo allenatore. Sì, no. Era il terzo. Però era un bello staff, Bonita, Abbondanza, Caprara era quell'anno lì, i tre allenatori, il primo, il secondo e il terzo, quindi Abbondanza era il tattico e io ero sempre lì seduto in parte a sentire le tattiche, ma però solo quello. E penso che ci voglia tutto un gruppo che lavori verso una certa direzione, e la serietà della società e le ragazze che siano serie, e queste lo sono. Assolutamente sì, allora andiamo un po' a bomba, perché evidentemente a Milano al Forum di Assago abbiamo raccolto un sacco di interviste a fine partita durante i festeggiamenti, quindi insomma abbiamo cercato di catturare quelle che erano le emozioni del momento. Cominciamo con Elisa Vasileva e con Lucia Bosetti. Oggi una prova da protagonista, primo anno a Bergamo, subito lo scudetto. Sì, è un'emozione, non lo so ancora, forse adesso da tutta l'euforia non riesco a sentire ancora niente. Spero che domani riuscirò, perché... Oggi partita da protagonista. Sì, ormai tutto il playoff sono stata fuori, avevo io per me stessa un po' di preoccupazioni che magari non ce la faccio entrare bene in partita, però sono contenta che l'ho fatto. Complimenti in attacco, in difesa, sei stata veramente brava. Grazie. Lucia, la guerra è finita con una grandissima vittoria. Sì, grande, sono troppo contenta, non voglio dire nient'altro, dai. Ma perché non vuoi dire nient'altro? È stato un campionato straordinario, uno dei playoff straordinari, insomma, voglio dire, ve la siete veramente sudata quest'anno. Sì, è stata dura soprattutto alla fine, ma non poteva finire meglio. È il primo scudetto per te? Sì, è prima tutto per me, cioè... Ma sei contenta, dai, sei senza parole perché sei contenta. Sì, no, sono troppo contenta. E vabbè, niente, non so cosa dirti davvero. Ciao. Siamo... tutti. È una macchietta, Lucia Bosetti. Allora, nelle ultime due partite, insomma, ecco, non sono lo specchio del suo campionato le ultime due partite, Davide, in realtà. No, ha fatto sicuramente più fatica in attacco rispetto a quello che aveva fatto vedere soprattutto nelle prime tre gare con Villa. Stanchezza fisiologica? No. No, ma no, non penso. Penso che, vabbè, gara 4 sia stata un po' un calo generale della squadra, nel senso che abbiamo fatto fatica un po' con tutti ad attaccare, e lei in modo particolare. Lì ho aspettato che lei tornasse fuori, ma poi alla fine non è riuscita a fare quello che aveva fatto soprattutto nelle prime tre gare. In gara 5 era partita ancora un po' sottotono, poi ho provato a fare il cambio con Elizia, quando ho visto Elizia che aveva sensazioni buone in attacco, ho tenuto dentro Elizia e ha fatto la partita che tutti avete visto. E beh, naturalmente lo scudetto di tutte, quindi dalla prima all'ultima, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno in questa stagione, adesso non mi ricordo chi... Ah, ecco chi l'ha detto, il presidente, in un'occasione che poi andremo a vedere insieme. Non lo ecco, so. No, non sa niente, quindi andremo a vederlo tra poco. Noi ora andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo, abbiamo ovviamente un sacco di altri contributi, a tra poco. Lo scudetto di tutti, un grande cuore, quello rosso-blu, è riuscito ad ottenere il titolo tricolore. Tra le altre cose, l'anno prossimo giocherà per tutta la stagione, se non ho capito male, sul campo rosa shocking. Roba insomma carina, molto... Davide? Molto trendy? No, sinceramente, vabbè, i colori non mi esaltano, però per quello che mi ricorda e che mi suscita ancora, va benissimo quel colore. È un indelebile, chi se lo può dimenticare? Lo calpesti tutti... Il vantaggio che gli avversari non lo conosco. Cambia qualcosa, no? No. Assolutamente, manco te ne accorgi. No. Cioè, dopo che fai l'allenamento, cioè la prima volta che l'ho visto, l'allenamento la mattina
mi dava un po' di mal di testa, a me sincero, cioè a me, poi non so le altre. E però dopo è passato, dopo la rifinitura tecnica è passato, quindi. Allora, abbiamo detto, eccola qua, questa qui, abbiamo detto insomma che lo scudetto dell'intera squadra. Andiamo a sentire altre protagoniste, abbiamo detto chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, ma tutte ugualmente fondamentali nell'ottenimento del risultato, come Marina Zambelli, che il presidente ha veramente a cuore, perché trova una ragazza straordinaria, e insieme a lei anche Serena Ortolani. Una stagione, come dire, sul lotto volante per Serena Ortolani, culminata poi con una grandissima finale. È il primo scudetto, insomma, è arrivato anche quello dopo la Champions dell'anno scorso. Sì, sono molto contenta, e una Champion e uno scudetto in 2 anni penso che sia il massimo, e spero sinceramente di vincerne anche altri. Senti, il fatto che tu sia entrata poco non vuol dire che tu non sia migliorata, dicono delle grandi cose di te, e ovviamente sei confermata anche per l'anno prossimo. Ah, io ho cercato sempre di aiutare la squadra, magari in campo ho avuto poche possibilità, però in allenamento c'è sempre dato il massimo, e secondo me ho anche per questo aiutato alla conquista di questo scudetto. E c'è anche la nazionale poi? Sì, c'è anche questo bel regalo, e quindi sono doppiamente contenta. Complimenti. Grazie. Torno a parlare Serena. Serena, una grandissima finale, una grandissima finale in gara 5, hai veramente fatto l'ira di Dio. Sì, siamo state grandi, ce lo meritiamo veramente, perché eravamo convinte fino in fondo, anche dal primo set, che comunque loro hanno dominato. Dopo siamo messe in pace e abbiamo detto si ricomincia, appunto. La chiave è stata lì, nel primo set, non lasciarsi andare. Sì, siamo state veramente brave a guardare avanti e a non farci mettere sotto. Un campionato in crescita. Tu lo sai, Serena, che quest'anno, insomma, l'abbiamo detto più volte, che tu puoi fare quello che hai fatto in gara 5. Ancora costa da fare, basta! L'ho fatto, basta, ciao. E questa è proprio lei, è Serena. Per un po' di settimane ha detto no, non voglio parlare, che sono arrabbiata con voi, con tutti quanti, perché insomma dite che non gioco bene. Ma insomma adesso alla fine abbiamo dovuto ammettere che ha fatto una partita veramente straordinaria, e lei ha reagito così, mandandoci tutti a quel paese. Che l'ho vista a fine della partita, e ha detto un migliaio di vaffa, e penso che uno fosse anche per te. Sì, bello. Vabbè, ma insomma, allora un grande campione si vede anche da questo, no? Da saper accettare le critiche e saper accettare, certo, i complimenti. Infatti, quindi, non ha mica detto niente. Non era mica una roba personale, anzi, no. Ma scherzi, però è capito. Ma io me lo prendo volentieri il baffo, ecco, di Serena, perché è sicuramente dato col cuore, però detto questo, insomma, è stata una delle grandi protagoniste della finale. Noi facciamo ormai tutto col cuore, sì, è vero, mettiamo col cuore, un grande enorme cuore. Allora, festeggiamenti in campo ce ne sono stati tanti, Davide, insomma. No, io no, io sono contento. No, tu no, però ecco, gli altri hanno festeggiato tanto, e poi probabilmente avete festeggiato anche fuori, no? Sì, tanto e bene. Avete concluso la serata? Sì. Avete concluso, insomma. Sì. Avete concluso la serata in allegria, no? Tra di voi, in famiglia. Sì. E si sono dette un sacco di belle cose, no? Abbastanza. Come fai a sapere le cose che abbiamo detto? Sì. Sono qualche orecchio sicuramente ha fischiato durante la notte. Più qualcuno. Va bene anche il mio. No. Ormai è quella di paglia. No, mi sento veramente mitragliata. No, gli avversari. Va bene, comunque non ce n'era solo per gli avversari, solo ce n'era cattivi, veramente, diciamo, probabilmente un po' per tutti, no? E c'eravamo anche noi, vediamo. Allora, in questo momento di gioia volevo fare un discorso abbastanza giusto. Alle 3 di notte volevo dire una cosa: l'ottenimento di un risultato che ci eravamo prefissato, che il nostro primo risultato era lo scudetto, è l'ottenimento di un obiettivo difficile da raggiungere ma programmato al meglio. Allora, diciamo che Giovanni, che è sempre uno che si nasconde dietro le coppe, dietro le coppe, ha realizzato una squadra che ha
mettendo a disposizione i mezzi inferiori sicuramente a quelli di Villa Cortese, ha realizzato una squadra che, come tante altre volte contro Iesi e contro altre squadre, è stata vincente rispetto al puro denaro. È una ragazza giovane con un grande potenziale per il futuro che ha dovuto imparare che la panchina non fa male, la panchina fa bene, perché alla fine ti dà le motivazioni per il dai, che panchina ti dà lei per un momento, ti dà la panchina giusta lei per un momento. Francesco Piccinini, che ha vinto 4 scudetti, 5 coppe del campione e tutto il resto, ha fatto la panchina per la Vittova, ha fatto la panchina per la Tara Cross, ha fatto la panchina anche per la Gambia. Quindi erano voglia il presidente, dal culo che avete voi è che mia moglie non gioca. Quello che voglio dire, imparate una cosa, non vince mai un singolo, vince un gruppo, e stasera voi avete dimostrato di essere un gruppo, quello che non avete dimostrato nella partita precedente. Quindi io sono orgoglioso delle ragazze che sono scese in campo, tutte, anche noi che non sono scese e quelle che hanno aiutato in allenamento. Uno che io questa vittoria la dedico a mio suocero, che sicuramente farà anche... Viva Ezio! Giovanni, si ferma più. E in secondo luogo vorrei dedicarla a Leolo Bianco, che ha affrontato... Grande! Davide, allora, ovviamente era autorizzata, avevamo concordato cosa mettere, cosa... quello che si dice, cioè, se una frase fosse scritta uno penserebbe che uno pensa queste cose, ma no, ma eravate vede, lì sa benissimo qual allora, è il contesto, non si poteva andare avanti altro, ma insomma c'è stato l'abbraccio poi dopo, sì, questa è peggiorato poi no, non è vero, scherzo sì, sono ma... cose che se si pensassero davvero ovviamente non verrebbero dette, quindi ecco. È chiaro che sull'onda dell'entusiasmo e a livello affettivo poi insomma Davide è la persona più no, era goliardico perché per tutto quello che magari è stato detto, c'è prima. Stato detto prima assolutamente sì, sì. Assolutamente sì, vabbè, la qualità dell'immagine era quella da telefonino perché evidentemente certo. Noi non c'eravamo, ma c'era qualcuno altro, arrivano da Ferruccio le immagini, però insomma questo per far capire che in famiglia veramente si è festeggiato, no? Si è festeggiato sì, con il cuore, c'era una grande dedica, quella fatta da zio Papedretti, una dedica che ha fatto anche Francesca Piccinini, insomma penso che più o meno tutti abbiano pensato a Ezio, era la prima stagione insomma che si giocava senza il patron. Allora credo che ci sia la pubblicità che incombe, no, non ancora, allora prima di andare in dove sono qua, prima di andare in pubblicità c'è ancora un servizio, abbiamo sentito Enrica Papedretti al termine della partita, lei è vicepresidente della società, insomma non ci stava più neanche lei, come tutti gli altri era super felice al termine della stagione, allora abbiamo raccolto anche le sue impressioni. Enrico, una gioia immensa, tutti quanti l'hanno dedicata al papà. È una gioia immensa, papà avrebbe dovuto essere qui e questo è il crucio più grosso. Comunque sono sicura che dalla Sucia ha dato un'occhiata, perché questo è uno scudetto vinto col cuore, perché non sono, è la dimostrazione in una stagione così difficile, con problemi che sono sorti sin dall'inizio della stagione, di alti e bassi, è la dimostrazione che non bastano le risorse, non bastano le scelte, ma ci vuole assolutamente anche il cuore. E quindi io penso che il cuore di mio padre, oltre che tutti quelli sicuramente dei bergamaschi tifosi, hanno battuto tanto per ottenere questo traguardo. Lo scudetto nazionale è il trofeo più difficoltoso a mio parere, perché ci troviamo contro dei calibri incredibili, il campionato italiano rimane ancora uno dei più importanti, le squadre abbiamo avuto dei calibri incredibili come avversari,
l'avversario di oggi era assolutamente di grandissima levatura e quindi con il cuore noi abbiamo portato a casa questo scudetto alla nostra Bergamo, che tutto sommato se lo merita. Questa era Enrica, che c'è presidente? No, niente, così. D'accordo, va bene, siamo d'accordo, andiamo subito in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Siamo quasi addirittura d'arrivo per questo appuntamento speciale con Sottorete, che va a concludere una stagione gloriosa, quella del Volley Bergamo. Questo è lo scudetto, questa è la coppa che va ad aggiungersi a tutte le altre. Naturalmente un successo dettato dal campo, dalla bravura delle ragazze, e un successo dettato anche dalla strategia della società. Ancora una volta Giovanni Panzetti, l'ha sottolineato anche il presidente, insomma ha lavorato veramente nella maniera perfetta, riuscendo a coniugare quelle che erano le esigenze economiche della squadra, quelle che poi sono stati i risultati sul campo. Andiamo a sentirlo a fine partita. Diciamo che forse una finale così meritava questo. Alla fine forse l'abbiamo voluta con un po' più di cuore. Forse il fatto di avere tante italiane a un certo punto ha avuto il suo, senza voler offendere nessuno chiaramente, il suo valore. E quindi abbiamo saputo reagire nel momento più brutto e questo ci ha dato forse quel piccolo coraggio in più per riuscire a portare a casa questo scudetto. E al di là di grandi infortuni che potevano fermarci, c'è stata la possibilità di giocare bene. Te la puoi prendere? Sì. Di giocare al massimo e quindi sì, abbiamo fatto questo. Fa parte della festa, ce la siamo meritata, l'abbiamo aspettata per dei mesi e questo è l'allegria che quest'anno abbiamo avuto, nel nostro ambiente. Ma se ti caccia la gara! Qua si reclama il premio scudetto, ci sta tutto. Sì. Chiaramente. Senti Giovanni, è presto per parlare di mercato e poi non si vuole rovinare la festa, ma insomma un gruppo così difficilmente non deve essere sciolto. C'è tanta freschezza, tante ragazze giovani, un paio di iniezioni di esperienza, secondo me è un mix perfetto, che merita di lavorare ancora così. In questo momento sinceramente non ho assolutamente voglia di pensare a queste cose, ma neanche domani. Io penso che all'inizio della prossima settimana andremo avanti sul nostro progetto e ragioneremo su alcune cose da fare. Giovanni, l'ultima frecciata, ci confermi Piccinignolo Bianco, anche Piccinignolo Bianco? Speriamo. Allora, la pillola di mercato, prima di metterla sotto tiro, presidente, visto che cogliamo al volo l'assist, si parlava di mercato, confermiamo quello che c'è da confermare, tutto. Guarda, io non posso confermare niente, io posso confermare che metto lo stesso denaro dell'anno scorso e che Giovanni quel denaro lo deve usare al meglio e siccome è lui che decide come usarlo, lo userà come lo ritiene giusto. La linea giovane ha pagato, ma sicuramente insomma la linea giovane da sola cioè difficilmente regge tutti i fronti che andrete ad affrontare anche l'anno prossimo, Champions League, Supercoppa. Sì, non è che devo ringiovanire ogni anno, perché tra poco gioco con quelli 7 anni. È la squadra più giovane, aspetta, 25 anni e 6 mesi di media, è la squadra più giovane. È Novara, secondo quello che ha detto. Sì, è stato scritto sul giornale di Bergamo, è Novara. Vabbè. Però dobbiamo fare in modo che le giovani facciano anche la loro esperienza. Probabile che la Zambelli vada a giocare da qualche parte perché ha bisogno di andare a giocare, poi invece il resto della squadra. C'è la Diouf che sicuramente arriverà, l'avete già, la Diouf già arriverà, anticipato. È un opposto, quindi vediamo cosa fare. Io spero che Giovanni riesca a mantenere tutta la squadra e la migliori anche con la Diouf e con qualcos'altro, però è lui che fa.
Infatti i meriti sono E lei suoi. Suggerisce però, insomma, ecco, no, io quando, pago. Quando il presidente... Lei paga, cioè, sì, va bene, quello no, suggerisco. È indiscutibile. L'unica giocatrice che ho suggerito una volta è stata la Poli, che mi è andata bene, basta. Ma ci ha detto, già fatto il tuo dovere. Vabbè, insomma, ovviamente noi lo ripetiamo perché ci piacerebbe ritrovare così il pacchetto completo anche l'anno prossimo. Ecco. Sì, ma sai, è giusto, anche a me piace, io mi affeziono poi a tutti. No, ma... anche perché c'è il rischio, insomma, di perdere tanta qualità. Io non voglio mettere il dito nella piaga, ma c'è il rischio di perdere tantissima qualità. Sì, no, io spero di non perdere la qualità, però nel tempo ne abbiamo perse tante di qualità, però è anche giusto che se qualcuno ha delle offerte di denaro che noi non possiamo permettersi, io ritengo che se si è giovani si debba rinunciare per migliorare la propria carriera, come ha fatto Francesca Piccinini per anni. Se però uno diventa importantissimo il denaro che viene offerto alla fine di una carriera, io penso che sia anche doveroso andare a prendere. Quindi lei mi sta dicendo che se non ritroveremo determinate giocatrici sarà solo e soltanto per una questione di denaro, diversamente la società se le tiene. Sì, penso proprio di sì, che sia così, però chiedetelo a Giovanni, perché fate fare a me un mestiere. Lei ha sbagliato a non portare so Panzetti questa no, sera. No. Cioè, guarda che io non posso portare nessuno, Panzetti decide lui se venire o non venire, anzi decide anche se vengo io tante volte, quindi mi regolo. Io spero di averle, sai, voglio veramente bene a tante come a delle figlie, e quindi spero di averle. Cioè, secondo me il processo che si è formato quest'anno, no? Ne parlavamo in pubblicità con Davide, all'inizio della stagione lui mi dice non c'era il gruppo, anzi ci tacciavate di essere una squadra senza anima, senza gruppo. In effetti, secondo me, è un lavoro che è stato fatto pazientemente, cioè quello che c'è oggi è frutto di tanto lavoro, è stato costruito. No? A settembre nessuna squadra è un gruppo. E certo. Sì, ma... Ma quello che abbiamo raggiunto non è che era molto diverso dall'anno prima. C'era la Nuco al posto della Fest e al posto della Del Core c'era la Vassilieva, cioè, però cioè, la base principale della squadra era ancora quella, non ecco, è appunto, ma ripartendo stravolto... dalla stessa base è chiaro che il lavoro è molto più facile. Sì, però se poi abbiamo degli infortuni, un inconveniente grave l'inconveniente grave percorso, non è che ha influito solo perché la giocatrice non gioca, ha influito moralmente su tutti, perché la sofferenza della giocatrice è la sofferenza se è un gruppo della squadra. E ha creato e quindi quello che ha si creato. Partecipava anche si è partecipato anche a questo tipo. Poi ci rifilano le due finaliste con cui che abbiamo battuto in Coppa dei Campioni nelle prime partite in Coppa dei Campioni con la povera signorina che deve entrare in campo e le ragazze che tornano alla nazionale stanche. Allora bisogna anche capirci. Sapevano tutti che non era il nostro obiettivo la Coppa dei Campioni. No, appunto, ma dico, ma con tutti questi problemi, con tutto quello che è successo, con tutto il percorso fatto nel corso della stagione, con i risultati ottenuti, insomma, ecco, adesso voglio dire, potrebbe essere un punto fermo questo. Sì, anche se non vincevamo lo scudetto era un punto fermo, certo, perché sì, siamo comunque sì, arrivati sì. Secondi in Coppa Italia e saremmo arrivati secondi così in Italia alla quinta partita. Così è meglio. Cioè, certo che è meglio, era meglio vincere anche la Coppa Italia. Sai che quanti lei si mangia le unghie, io mi sono mangiato le dita. Allora, abbiamo un po' di domandine, credo che tocchi al presidente andare sotto tiro e non saranno mie le domande, credo che ci siano un po' di domande anche... Ride Davide, mi fa una paura boia. Allora, andiamo con la sigletta no, e poi vediamo cosa succede. No, col presidente non vado pesante. Con me sì, anche lei sotto tiro. Non ho motivo. Ah, se il presidente è pronto, parte Davide. Sempre pronto. No, visto che ha dichiarato spesso che la mia squadra ricorda molto la squadra di Fenoglio, al prossimo allenatore che arriverà al mio posto dirà che la sua squadra gli ricorda la mia squadra? No, non lo so. Devo dire che la squadra di Fenoglio è quella che a me è piaciuta molto perché esprimeva un gioco divertente. La squadra dell'anno scorso, prima che arrivassi tu, era troppo facile per me, ma io sono un profano, quindi non posso dire che questo aveva un gioco troppo prevedibile, basato su delle grandi personalità, ma molto poco. Ho visto quest'anno col tuo lavoro e il lavoro del tuo staff due cose importanti: una forma atletica migliore a fine del campionato, il che so anche a che cosa è dovuto,
e una variabile di gioco, delle variazioni di gioco che penso che l'allenatore della squadra avversaria abbia avuto da tribulare per vedere i giochi che facevamo. Diciamo che sarebbe migliorabile l'anno prossimo questo modo di variare, in modo tale che abbiamo delle opportunità e non diamo certezze alla squadra avversaria. E anche questo nei time out che seguivo apposta per sentire come lavoravi, ho sentito che una cosa che io condividevo, che è quella che in campo non bisogna avere mai paura, bisogna sempre andare per picchiare, e il fatto di sbagliare delle battute, sentivo gli o fuori, queste cose, invece io quando vedevo che iniziava così mi piaceva, perché vuol dire che noi volevamo mettere sotto l'avversario, non gli davamo neanche il ritmo di partita. Io quando giocavo a tennis cercavo sempre di non dar ritmo dall'altra parte, perché col suo ritmo mi massacravano i più giovani. E comunque il tuo interrogativo penso che si procrastinerà di qualche anno, perché lui è confermato, quello lo possiamo, certo, dire. Ma dipenderà dal segno ulteriore che lascerai. Infatti. Va bene, Noemi, ce n'è? Sì, no, io volevo chiedere qual è stato l'anno più bello che l'ha reso più orgoglioso di essere presidente. Sono stati tanti anni belli. Mi ha reso orgoglioso quest'anno, perché è stato l'anno, anche l'anno scorso in un certo modo, la Coppa dei Campioni, e sono state, mi piacciono le vittorie fatte contro quelli che possono batterti, le vittorie fatte perché hai una superiorità di squadra e sono un po' più facili, hai capito, di minor gusto. Quest'anno è stata la vittoria che ho sentito di più, anche perché era l'ultimo traguardo che avevamo a disposizione e lo volevo a tutti i costi. Vale. Allora, io volevo chiederle, visto che comunque abbiamo parlato tanto delle giovani che quest'anno ci sono state, che comunque negli ultimi anni cerca sempre di più, ero curiosa di sapere qual è stata la giovane che l'ha entusiasmata di più, che ha detto come sono contento, come ci abbiamo visto bene in generale, sì. Nei suoi anni qua. E nei miei anni qua sono tante le giovani che mi hanno impressionato. Allora, la Maya, perché l'avevo quasi imposta come scelta, perché mi era piaciuta in una partita persa con Novara in semifinale di scudetto, e a me piaceva la grinta. Te, quando sei venuta, non perché mi hai fatto la domanda, che ti avevo visto a giocare Vicenza. Con Vicenza qua, e mi sembrava una rompiballe mica da ridere, e quindi a me piace, no? nel senso grintoso. E la Vasilieva, che abbiamo preso qualche anno fa, la Serena, ecco, e la Serena Ortolani, che io abbiamo da tanti anni e che ho cercato sempre, e do ragione a lei quando dice uffa, di difendere da quelli che sono alcune volte dei preconcetti. E anche in una trasmissione qua con la Simona ho dovuto farlo, perché tante volte non si capisce che l'opposto, e soprattutto nella nostra squadra che ha un potenziale attacco, se andate a leggere i numeri, se si va a leggere i numeri finali, tu fai 13 punti, la Nucuna fa 12, la Vasilievo, la Bosetti ne fa 16, il gioco è molto distribuito, e per cui all'opposto vanno soprattutto le palle che sono difficili da dare agli altri, e questo rende anche un po' difficile il lavoro che viene fatto. E quest'anno sono stato sorpreso poi da lei, perché messa sulla graticola all'inizio mi è piaciuto il carattere, cioè non così all'apparenza sembra che entri e non gliene freghi niente. Questo mi piace, non è che si emozioni più di tanto. Va bene, c'erano altre domande? Dai. Ma non è vero che non me ne frega niente? No, nel senso della tensione. Okay. No, certo. Allora, Jessica da Padova scrive: presidente, squadra che vince non si cambia, ma cosa pensa che manchi in termini di tecnica e carattere? Ah, niente. Penso proprio niente. Quindi ha ragione, lei non si cambia. Ma il problema è che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, diceva mio padre. E quindi c'è la volontà delle giocatrici, le offerte delle altre squadre. Ma se loro vogliono restare, restano.
sottoscriviamo, se loro vogliono restare restano. Allora, ce n'è un'altra, presidente, allora no, non è più per lei, presidente, uh-huh. Per Valentina la domanda, chiedono che cosa c'è scritto nel tatuaggio, tu l'avevi già spiegato una volta, sono sì. Affari tuoi, non lo vuoi dire. No, non posso dire, c'è scritto esci dal cerchio che ci hanno disegnato intorno, è una frase di un film e mi piaceva e mi è stata detta e quindi ne ho fatto tesoro. E Noemi invece con chi è legato di più? E perché? La pubblicità in Mediolanum. Martina. Non devo dire che ho legato con tutte, perché anche se all'inizio comunque eravamo solo noi, perché loro erano impegnate con la nazionale, devo dire che cioè, con tutte mi sono trovata benissimo e cioè, se potessi resterei a giocare con tutte quante anche il prossimo anno. E certo. Valentina, ancora l'ultima, qual è stato il momento che ti è sembrato più difficile in questa stagione, quello più difficile da affrontare? Beh, sicuramente la settimana, i 10 giorni dopo la Coppa Italia sono stati i più difficili. Penso abbiamo passato tanti momenti difficili durante questa, vabbè, dal punto di vista di gioco, poi ovviamente dal punto di vista morale penso che quando abbiamo sì. saputo è chiaro di quello che era successo alla Lia, penso che quello, vabbè, ovviamente è il primo. Allora, tra le altre cose voglio ringraziare Alice, insomma lei ha chiesto il prossimo anno di farmi da apprendista, non so, adesso vediamo, non so se ti conviene visto poi insomma il fuoco di fila, no? Al quale si sottopostano, insomma Alice ne parliamo, il prossimo anno, lei è giovane, giovanissima, non so te, facciamoci un po' di corazza prima, va bene? E poi naturalmente dobbiamo salutare Eugenio che saluta tutti voi, ha scritto, lo conoscete perfettamente, vi saluta, vi ringrazia, vi aspetta l'anno prossimo per le partite che sono il momento più esaltante della settimana per lui. Siamo in chiusura, presidente, se c'è qualcosa da aggiungere, il palazzetto non lo affrontiamo perché è un tema noioso. Ma, scusate, volevo fare una domanda, io non ho mangiato il dolce oggi perché alla festa d'Atalanta è stata portata la torta, io mi immaginavo per noi che abbiamo vinto lo scudetto una torta con dentro e magari il direttore che entra in studio che porta la torta, porta adesso la torta. Vediamo se c'è sorpresone, ma io temo che il direttore non ci sia, ergo neanche la torta, però non fa niente, ma non ce n'è bisogno, andiamo in pasticceria noi, eh? Non ce n'è bisogno assolutamente, tanto l'avete vinto, certo. E chi se ne impipa della torta. Allora chiudiamo con la sigla e con il sottotiro. Allora, siamo davvero in chiusura, anzi siamo addirittura fuori, però prima c'è una chiusura doverosa rivolta a Noemi, se è lo swatch più bello che abbiamo mai avuto a Bergamo, assolutamente, anzi il più prezioso e il più futuribile, quindi non... No, voglio tornare sul discorso perché sembrava dispregiativo il paragone, ma voleva essere, come dire, un... No, dai Davide, non mi guardare così, non mi sto attaccando sugli specchi. Cioè, lo swatch lo portano... Di solito si regala ai bambini, cioè ai bambini tra virgolette, non che ti do della bambina, cioè quindi ai giovani. E poi crescendo, allora, cioè. Allora il paragone era in questo momento, tatticamente, tecnicamente, l'Eolo Bianco è un Rolex signorile, è uno swatch, nel senso che è inarrivabile la qualità di l'Eolo Bianco. Ma perché l'Eolo Bianco è unico, ce n'è una in tutto il mondo. Però io l'ho capito, pensi che magari. Perché ce n'è, ma no, questo per tornare a chi magari non ha visto la puntata nella quale con Davide si diceva questa cosa. Noi abbiamo vabbè, insomma, l'hai capito, noi non era, ecco, perfetto. Volevamo chiarire perché sennò Davide me la mena per i prossimi 4 anni, quindi adesso qua dovevamo farlo ufficialmente. Penso di sì, sono 4 anni di contratto che insomma, ecco, stiamo contrattando ora con il presidente. Detto questo, Noemi, ovviamente sei bravissima, punto. Grazie. Siamo in chiusura, abbiamo celebrato, speriamo a dovere, lo scudetto, l'ottavo scudetto rosso-blu, ora i fronti sono tantissimi, Champions League, Coppa Italia, Scudetto, Supercoppa Italiana e che cos'altro? C'è anche... che cosa c'è? Basta, presidente, mondialino non si fa, insomma sono più che sufficienti, stiamo ovviamente ad aspettare quelli che saranno gli sviluppi del mercato, sperando che ci siano pochi sviluppi oltre a quelli che già ci ha accennato e naturalmente noi adesso ci godiamo le vacanze, dei ragazzi un po' meno perché partiranno subito per la nazionale, per loro insomma si prospettano ancora grandi cose, l'adrenalina cala ma risale subito, vi auguriamo una grandiosa estate. Grazie. E grazie per quello che avete fatto, grazie a tutti per averci seguito in questa stagione, Sottorete termina qui, vi aspetto l'anno prossimo, tutti quanti, ciao.